Il secondo giorno della creazione del mondo, Dio concepì il cielo e la terra. In quello stesso giorno, Dio creò gli angeli, gli arcangeli e i cherubini. Questi esseri celesti iniziarono a risiedere nei cieli accanto al Creatore. Tra questi magnifici esseri c'erano i famosi arcangeli Gabriele e Michele, ma anche un'altra entità che spiccava per bellezza e splendore: Lucifero. Era la creatura più elevata che Dio avesse mai creato, ma nonostante tante qualità, o forse proprio perché le aveva, Lucifero fu conquistato dalla superbia, il vizio che genera arroganza, vanità e prepotenza eccessiva. È uno dei famosi sette peccati capitali. L'orgoglioso Lucifero si considerava così perfetto che decise di creare un trono per sé al di sopra del suo creatore. Desiderava essere come Dio. Per portare a termine il suo piano, l'angelo malvagio mentì per radunare altri angeli dalla sua parte. Così, il padre della menzogna radunò un terzo degli esseri angelici che abitavano i cieli. Idea di riferimento per gli angeli corrotti. Se preferite disegnarli con ali da drago, decidete voi cosa vi sembra meglio. Insieme avrebbero iniziato una battaglia per il dominio del cielo, ma Lucifero incontrò un avversario formidabile, l'arcangelo Michele, che comandava la milizia celeste composta da angeli fedeli a Dio. Le entità corrotte da Lucifero combatterono contro le forze di Michele e il mondo tremò durante questa grande battaglia che avrebbe deciso il destino dell'universo. Gli angeli iniziarono a sottomettere le entità ribelli. Furono sconfitti uno dopo l'altro. Rendendosi conto che erano necessarie misure urgenti, Lucifero assunse la forma di un potente drago. Ebbe inizio il grande duello tra Lucifero, nella sua forma bestiale, e l'arcangelo Michele, che combatteva portando una spada fiammeggiante. Nonostante tutta la sua potenza, il drago non riuscì ad eguagliare Michele, che aveva Dio dalla sua parte. Lucifero e gli angeli cattivi furono cacciati dal cielo. La loro caduta li allontanò ancora di più da Dio. I ribelli divennero noti come angeli caduti. Ma Lucifero ricevette una punizione ancora più grande. Egli, un tempo il più bello degli angeli, fu trasformato nell'orribile Satana. Lucifero e gli angeli caduti andarono ad abitare l'inferno, ma anche sconfitto, Satana volle vendicarsi del Creatore e decise di attaccare la sua più grande creazione, l'uomo, concepito a immagine e somiglianza di Dio. Satana, sotto forma di serpente, entrò nel giardino dell'Eden per convincere la credulona Eva ad assaggiare il frutto proibito. E grazie alla sua astuzia ingannevole, Lucifero fu responsabile del peccato originale. Adamo ed Eva furono espulsi dal paradiso. Satana iniziò a investire tutti i suoi sforzi per separare l'uomo da Dio, trasformando il primo in un peccatore e distogliendolo dalla via del paradiso. Lucifero, l'angelo caduto, ha rifiutato la grazia di Dio e ora passerà all'eternità cercando di distruggere la sua opera.